sappiano i commercianti, per quanto mi riguarda, scusatemi, perdonatemi, sappiano i commercianti, per quanto mi riguarda, che la zona del traffico limitato è una zona molto molto limitata, deve essere implementata, ampliata. Partiamo da questo. Il problema dei parcheggi è un falso problema. Sapete perché è un falso problema? Andate a verificare, e ve lo posso dimostrare, quelle che sono state le occasioni e le opportunità durante le festività. Migliaia, migliaia, migliaia di persone riversate per le strade di Aversa. Le macchine da qualche parte le hanno parcheggiate. È ovvio che se pensavano di privilegiare loro interessi mettendo le macchine davanti ai locali, questo non era più possibile. Ma quello che voglio dire, allora, hai detto bene tu, io non ho mai ricevuto minacce, mai assolutamente con toni duri qualche condizionamento da parte dei commercianti, si deve dire anche questo. Quando i commercianti però dicono che io non li ho voluti ascoltare, lamentano. E sapete perché mentono? Perché allora la zona traffico limitata è stata istituita nel luglio del 2017. A dicembre del 2017 l'abbiamo modificata di concerto con i commercianti, e sapete come è stata modificata? Aprendo tutti i varchi da est ad ovest, che loro lamentavano, dicevano che non c'era attraversamento, li abbiamo aperti tutti, abbiamo modificato gli orari e rimaneva chiusa alla sosta durante l'ora del traffico della zona traffico limitato Piazza Municipio. Bene, abbiamo iniziato i lavori di Piazza Dondiana. Di mia iniziativa, di nostra iniziativa, abbiamo revocato il divieto di sosta a Piazza Municipio. Ci rendevamo conto di certi disagi. Abbiamo concesso che a fianco alla recinzione dove si stanno svolgendo i lavori si potesse parcheggiare. Abbiamo revocato il divieto di sosta a Piazza Vittorio Emanuele. Intorno alla piazza si può parcheggiare, prima non si poteva parcheggiare. Voglio dire, ci siamo sempre stati condotti dal buon senso per dare soluzioni adeguate. Il problema vero è che noi in uno degli ultimi filmati che abbiamo mostrato alla città, siamo andati a vedere un sabato mattina quello che era la zona traffico limitato. A Via Roma non c'era un posto libero, un eventuale cliente non sapeva dove parcheggiare la macchina. C'erano posti liberi a Piazza Vittorio Emanuele, a Piazza Dondiana, a Via Giolitti, stiamo parlando di tutte le strade che stanno a 30 metri dal centro di Aversa. E c'erano posti liberi al Parco Pozzi. Hanno appena pubblicato una foto, sì, dove stanno disegnando delle strisce blu, sì, anche sul lato destro, andando verso nord di Via Roma. È una protesta, ti risulta questa cosa qua? Non sono più sindaco, non me lo chiedere, non so cosa stiano facendo adesso in questo momento. La protesta dei commercianti, appena riportato per tramite dei social, è che lo scopo di tutto, secondo loro, era semplicemente quello di aumentare il numero delle strisce. No, allora invece un'azione funzionale a quello che poteva essere l'uso della zona traffico limitata doveva essere il disco orario per quanto riguarda la sosta. Quella sì che sarebbe stata un'azione intelligente, la stavamo mettendo in essere. Però dovete sapere una cosa, mi ha detto il comandante della Polizia Municipale, fino all'ultimo giorno che sono stato in carica, che la gara per le strisce blu stava in fase ultimativa. Io mi sono fermato, non ho fatto altro. Aspettavamo per capire quali erano le risposte e quali erano le condizioni da mettere in essere. Mi risulta che sarebbe stata attivato il parcheggio della fiera settimanale con navette elettriche. Mi risulta che ci stava il parcheggio di Parco Pozzi, e là i suggerimenti li abbiamo dati noi, che dovevano essere queste zone, grosse zone di parcheggio, dovevano essere automatizzate. Avremmo combattuto anche l'odioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi. È questo che stava facendo l'amministrazione. Quando però si è parlato e si è trattato di gare, noi ci siamo fermati. L'isola ecologica di Via Perugia, appena mi sono insediato poco dopo, già la stavamo spostando. Nel momento in cui abbiamo saputo che si stava in gara, io mi sono fermato, come la mia amministrazione, col buon senso ha detto fermiamoci.